con il tema La famiglia guarda oltre la tempesta, torna dal 21 al 27 settembre la grande festa della famiglia, con un programma che va dal dialogo esperienziale con il vescovo di Piacenza Bobbio, Monsignor Adriano Cevolotto, all'incontro su famiglie e sport, valore e sociale, fino all'intervento della badessa benedettina del monastero di San Raimondo, Madre Teresa Emanuel Corradini, su come riconoscere Cristo nella tempesta. Tutti in questo periodo, in questo anno e mezzo, abbiamo vissuto una tempesta, però bisogna anche alzare lo sguardo, guardare oltre, non fermarci ripiegati su noi stessi, per avere la possibilità di uscire da questo dramma, come diceva il Papa, migliori, ma soprattutto di imparare da questo dramma che cosa bisogna fare per avere speranza, per avere fiducia, per avere il desiderio della solidarietà. Un aiuto per affrontare la realtà intensamente, così come la quotidianità la propone giorno per giorno. La normalità non è uno standard dove uno dice si vive sempre così. No, perché la vita è un continuo mutamento, un continuo cambiamento. Bisogna camminare, viaggiare, andare. Esistere vuol dire uscire dalla stasi, no? Quindi anche il percorso della famiglia deve essere un percorso di cammino, di movimento. Presente anche l'associazione La Ricerca con il convegno Genitori e figli, crescere tra rischi e opportunità. La cosa importante sarà la parte finale di questa relazione, perché vuole dare ai genitori degli strumenti per essere capaci di stare adeguatamente nelle relazioni con i propri figli, senza pensare che la responsabilità sia dei ragazzi semplicemente, ossia di un soggetto esterno, ma c'è una responsabilità da assumere proprio rispetto alla relazione tra genitori e figli.